Buongiorno e benvenuti in questo video. Volevo fare questo video da un po' di tempo. Volevo consigliarvi 10 film italiani che magari non hanno avuto molto risalto, ma che secondo me sono veramente ottimi film e volevo consigliarveli. In secondo luogo, perché dicono che il cinema italiano sta morendo, io sono il primo a confermare questa teoria e quindi volevo consigliarvi 10 titoli magari che non sono i soliti film italiani da 4 soldi. Partiamo subito. I primi due film che vi consiglio sono i film più diversi dal solito. Il primo film è Arrivederci Amore Ciao di Michele Soavi. Un noir veramente, veramente bello con uno straordinario Alessio Boni. Un film duro, forte, politico anche, con veramente tante cose che nel cinema italiano non si vedevano da anni. Il secondo film è Sandrine nella pioggia di Tonino Zangardi. Anche questo è un noir dove però più che la notte è la pioggia a fare da sfondo alla vicenda. Una vicenda molto particolare ma anche molto coinvolgente. Se ci aggiungiamo un'ottima regia, un'ottima fotografia, ci sono perfino alcune scene d'azione e inoltre una grandissima e bellissima Sara Forestiere, che forse è solo per questo che il film andrebbe visto. Quindi punto in più per questo film. Ora vi vorrei parlare di un genere che più che un genere è un tema che sta affrontando il cinema italiano negli ultimi anni, a volte bene e a volte male, che è il tema dell'immigrazione. A me il tema dell'immigrazione sta veramente veramente a cuore, penso che nella recensione 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni si sia capito. Non voglio però parlarvi del mio film preferito italiano che parla di questo tema, vorrei farci proprio una recensione. Vi vorrei parlare però degli stati 4 che meritano assolutamente. Il primo film è Io sono lì, di Andrea Segre. Zhao Tao e Rade Salvaglie fanno sfondo ad una storia veramente, veramente toccante, veramente, veramente forte. Nonostante io dica di aver visto molti film riguardo l'immigrazione, appunto film italiani, quasi mai non ho visto parlare, proprio non ho visto per niente parlare di immigrazione cinese. Questo film è forse il primo che ne parla e ne parla veramente, veramente bene. Un film veramente bello e che vi consiglio con tutto il cuore. Il secondo film è Cover Boy di Carmine Amoroso. Non vi voglio parlare tanto di questo film, è davvero bello, guardatevelo, lo trovate anche su YouTube. Il resto della notte di Francesco Munzi invece è stata veramente una rivelazione. Ne ho sentito parlare ovunque malissimo, ma io vi chiedo che film hanno visto. Sì, non è forse perfetto, forse la recitazione di alcuni attori è veramente scadente, però veramente, un film girato bene, fotografato bene, c'è una grandissima Laura Vasiliu, è un film emotivamente veramente forte, come fanno a dire che è brutto. Concludiamo con Ali agli occhi azzurri di Claudio Giovannisi, di sicuro il film italiano più sconosciuto e sottovalutato degli ultimi anni. Anche questa è una storia pseudo-criminale ambientata nella società giovanile e multiraziale nella Ostia, che tra l'altro è il paese dove vivo io, e appunto degli ultimi anni. Se ci aggiungiamo una regia emotional fatta veramente bene, degli attori presi dalla storia che sono straordinari, una storia coinvolgente ed emozionante, abbiamo fatto veramente un grande film. E ora tre film di registi che adoro. Il primo è L'imbalsamatore di Matteo Garrone. Sebbene Matteo Garrone sia abbastanza noto in Italia, non so perché questo film è probabilmente assieme a Gomorra il suo film migliore, non ne sento mai parlare. C'è tutto quello che c'è nel cinema di Garrone, c'è durezza, c'è una trama appassionante, ci sono immagini molto forti, perché allora non è tanto noto. Il secondo è Il nuovo mondo di Emanuele Crealese. Anche questo Crealese si è fatto notare un po' negli ultimi anni, nonostante ciò questo film non ne ho sentito mai parlare. Il film, anche questo girato, fotografato benissimo, parla dell'immigrazione italiana nel nuovo mondo, appunto nell'America. Inoltre c'è la grandissima Charlotte Gainsbourg che interpreta una donna inglese che aiuterà questa famiglia italiana ad andare verso il nuovo mondo. Il terzo è Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti. Anche questo non ne ho sentito parlare mai ed è un film veramente bello, perché non si parla mai di film belli in Italia. Il film parla delle ingiustizie subite da questa famiglia francese nelle montagne piemontesi. E anche qua la regia è veramente straordinaria, fa sentire veramente tutta la forza e tutta la bellezza delle campagne piemontesi,
e riesce lo stesso a farti sentire, a farti immedesimare in questa famiglia e infatti sentire tutte le ingiustizie che essa prova. Concludo questo video consigliandovi Io No di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Io No è probabilmente una delle poche commedie italiane che mi sia piaciuta negli ultimi anni. Infatti è più una commedia drammatica che una commedia in sé. Il film fa veramente ridere, ma fa anche veramente pensare e veramente commuovere. Un film che vi consiglio tantissimo. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero che andiate a recuperare questi film. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete, e noi ci vediamo nel prossimo video.